fischiava in giardino. Su, sì. Rivali un po'. Non è mica musica questa, eh? Sì. Molle, molle, non è brutto, ma è molle. Ma scusa, là, prima ti era piaciuto? Là, prima pensavo ad altro. Capisci, non c'è mordente, non c'è mordente, è fiacco, è un rosolio fatto in casa, è appiccicoso, ecco, è appiccicoso come la tua fedeltà. No, Camillo, basta, perché io potrei anche offendermi. No, saresti stupido perché io stimo la tua arte e perché sono anche il tuo editore. Che? Dove mi porti? Cos'è? Vuoi dimostrarmi che non è Giulietto? Non lo so. Appiccicoso come un rosolio, eh? Ah. Fai sentire il tuo nuovo valzer a Camillo? Sì, lo trova appiccicoso. Ma no, Donata, si diceva così per dire, ma in sostanza va benissimo con qualche piccolo ritocco, lo lanceremo in autunno. Bravo Pio. Francesca dov'è? È andata a casa. Ah, la raggiungerò e faremo pace. Credetemi, Donata, credetemi, Francesca si allarma per nulla, figuratevi se io ho tempo da perdere con quella, la vedovella, come si chiama quella? Elena? Ecco, Elena, l'avrò vista sì o no due o tre volte da quando siamo qui. Beh, sono contenta, Camillo, la povera Francesca si cruccia tanto. Senza motivo, diteglielo anche voi, Donata, lo spiegavo qui a Pio. Mia moglie non ha motivo di allarmarsi di me, almeno da questo lato, ecco. Impostore ipocrita. È molle, hai capito? È molle. Arrivederci, Donato. È ancora tante scuse, vero? A questa sera, Camillo. Ciao, è molle. Però, Camillo ha ragione, questo valzer è fiacco. Che hai, Pio? Ti assicuro che mi piace molto. Dimmi, hai parlato a Camillo? Sì. Ma lui... Ha trovato brutto il tuo valzer. Ma non capisci, caro. Tu gli hai fatto la morale. E lui, per vendicarsi, ti ha colpito nel punto debole. Ma che bambinone, subito si lascia smontare. Camillo non pensa neppure una parola di quanto ha detto. È maligno come una scimmia. Ecco. Sì, vero, lo credi anche tu, eh? Certamente. E della sua relazione con Elena ha negato tutto? Sì. Ma guarda, incomincio a credere anch'io che forse Francesca esagera. Camillo è un leggerone, ma di serio almeno questa volta non c'è nulla, no? Pensi ancora al tuo valzer? Oh, su, allegro, ti assicuro che è riuscitissimo. Anzi, ti dirò, guarda, per me è una delle tue migliori composizioni. È così pieno di abbandono, di languore. È un motivo chiarissimo, orecchiabile. Una cosa deliziosa, insomma. Lo pensi veramente? Per me è così. Suona ancora tutta una volta per Benino, che lo senta. Avanti, Pio, per favore. Su. Ah, perché... Da su, vedrai che sarà un successore.
Marietta ascolta. Mamma! Perfetto, perfetto. Dite la verità. Vi siete messi in posa per l'arrivo della suocera? Ah, cara mamma. Scusa, mamma, non abbiamo sentito la carrozza. Sei ore col cavalluccio. Plam, 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 plam. Oh, che viaggio. Sono partita dalla città stamani alle 8. Non hai ancora fatto colazione? Come no? Ci siamo fermati per la strada. Trattoria a Costallaggio, come ai buoni tempi andati. Ho mangiato una frittata sotto una pergola. Il vetturino ha bevuto mezzo litro di vino rosso. La giumenta ha ruminato un po' di fiena agitando la coda. E le mosche non sapevano più decidersi se posarsi su di me o su di lei. Un viaggio da vecchia stampa. Divertente. Sarai stanca. Un pochino. Però tranquillizzati, non ho intenzione di rifare il viaggio tanto presto. Faccio conto di passare con voi tutta l'estate. Non sei contento? Ma certamente, certamente, Pio è felicissimo. Venite, venite a vedere quanto è bellina la mia carrozza. La cavalla si chiama Rosa. Il vetturino si chiama Michele. Mamma, Rosa ha un cappellino di paglia. Sì, guarnito di papaveri, con due buchi per passarci le orecchie. Sì, 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 sì. Che ha, Pio, da ridere così? Mamma, c'ha anche i papaveri, eh? Ma che cos'ha, dico? È diventato, eh? Mamma, tu e la cavalla avete lo stesso cappellino di paglia, messo nello stesso modo. Pio! Scusa, mamma, per questo le mosche non sapevano scegliere. Confondevano. Insomma, Pio, basta. Lascialo dire, Donata, lascialo fare. Mi fermerò tutta l'estate, avrò tempo di ripagarlo. Stai tranquilla. Beh, io vi lascio. Salgo un momento in camera tua, mamma, a vedere se tutto è a posto. Sì. Appena pronto ti chiamo. Scusa, mamma, ma proprio saltava agli occhi, tali e quali. Sì, è vero, si somigliano un poco, non l'avevo notato. Si può? Signora Elena, avanti, avanti. Stavamo litigando qua con mia suocera. Oh, beh, allora. No, mamma, permetti, ti presento la signora Elena Sergati. La nostra bella vicina. Piacere. È la fortunata madre di mia moglie. Fortunata perché? Perché ha una figlia come la sua. E un genero come voi. Ecco. Davvero, signora, avete un genero eccezionale, unico. Tutte le amiche di vostra figlia lo dicono. Ah, sì. Al posto di mia figlia io avrei scelto meglio. Oh. Prego. Prego, accomodatevi. La signora è arrivata oggi? Sì, pochi minuti fa. Mi fa piacere vedervi. Temevo che i miei figliuoli si fossero chiusi in una specie di romitorio. Io non sono fatta per vivere come loro. Vedo invece che hanno delle amicizie. Meno male. Signora, questo è peggio di un romitorio. Io mi annoio da morire. Ah. Chi sono i vicini? Beh, tre o quattro ville in tutto. C'è Camillo Candiani. L'editore musicale. Sì, e quella del professor Gasparini. Il chirurgo? Sì. Un vecchiume. La mia. Dove? Laggiù, tra i castani. Ah, bello. Sì, un'idea del mio povero marito di venire a costruire quassù. Vedova? Sì. Anch'io. Da 3 anni. Ah, no, io con l'anzianità di servizio, 25 anni. L'hai detto da sola, mamma, Sì, per non lasciarlo dire a te. E questo è tutto? Presso a poco. Ma giù in paese, non c'è nessuno. Oh, per carità. 3 chilometri a piedi per arrivare al circolo dei villeggianti dove trovi un colonnello a riposo che gioca a dama con dei ragazzini.
Sei fortunato, Pio. Forse non mi fermerò tutta l'estate. Mamma, ma cosa dici? Rosa e Michele stanno per ripartire. Scusate, ma io devo andare a vedere assolutamente se hanno scaricato tutti i miei bagagli, perché non vorrei che si fossero dimenticati. Permettete, scusate. Sapete, ieri mi è arrivato un pacco così. Ah sì, di che? Ho ordinato tutti i vostri dischi. Ah no, avete fatto male. Perché? Se lo dicevate a me vi facevo avere lo sconto. Ah, che uomo. Io mi entusiasmo e lui pensa allo sconto. Beh, insomma, avreste risparmiato quasi 200 lire, eh? Ah, già. Avete gli occhi di mente, mi piace molto. Le parole sono stupide. Sì, un po'. Ah. Peccato. Le scrivono così, non c'è niente da fare. Mi piace molto anche quel passo doppio con chitarre. Come, avete comprato anche il notturno Usignoli nel bosco? Sì, l'ho ascoltato stanotte. Erano quasi le due. Avevo messo il fonografo accanto al mio letto. Eh sì, la vostra musica mi accarezzava. Sì, Usignoli nel bosco è la mia cosa più riuscita. Beh, Camillo dice di no, per forza di avete gli occhi di menta, ne vende di più, ma io... Io mi sono addormentata pensando a voi. Eh sì, Usignoli nel bosco l'ho composta in viaggio di nozze. Donata mi ha sempre ispirato delle bellissime pagine di musica. Siete impagabili. Io? Io vi devo essere molto antipatica. Voi? Ah no, al contrario. Ah no, anzi, mi siete simpaticissimo. Voi siete una donna curiosa, divertente. Io sto molto volentieri con voi, lo dicevo ieri, a Donata. Se fosse vero, l'ultima persona alla quale lo direste sarebbe vostra moglie. Ah, beh. Non ho ragione? No. No. Ha ragione Camillo. Voi siete una donna pericolosa. Povero Camillo. Uno di quei piatti eccentrici e paradossali, rovente e gelato a un tempo. Cosa dite? È una definizione di Camillo. È come buffo il vostro amico. Dice anche che voi lo mandate su e giù in ascensore. Oh, continuerà ad andarci per un pezzo. Non lo sa fermare. Ah, non lo sa fermare. Brava Elena, continuate perché io ho un gusto matto. Oh, state tranquillo, dalle cantine alle soffitte.
e pensare...